Allora, Matteo Grandi, eccolo qua. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Allora, Matteo Grandi, vabbè, insomma, diciamo che tutto, in fondo, il punto massimo di esposizione è questa, quando ha vinto l'edizione italiana di Hell's Kitchen, no? Queste cucine infernali, insomma, diciamo. Però io corro, insomma, tu hai vinto quella, sei diventato si dice ancora cuoco? Si dice ancora cuoco, è Beh, sbagliato dire cuoco. Si dice ancora, sì. Si certo, sì, siamo dei cuochi in cucina. Sì, può dire ancora, non è dai. offensivo dire No, cuoco, no, no. no. Insomma, a 24 anni è uno dei cuochi italiani più importanti, più in crescita. Però la cosa interessante, e qui volevo fare una prova, scusate, c'è qualcuno che in questa sala che è diventato imprenditore più in fretta di lui? Cioè lui è imprenditore in proprio dal marzo del 2013. Qualcuno di voi lo è diventato dopo il marzo del 2013? Allora, facciamo un applauso al più giovane imprenditore che c'è in questa sala. Insomma, mi sembra, potrebbe essere proprio il simbolo di questa serata. È un applauso incoraggiante per Beh, portare. infatti sì, no? Di incoraggiamento. Io lo leggo così, incoraggiamento. Allora, dal marzo 2013 hai un tuo ristorante ad Arcole che si chiama De Gusto. Sì, degusto, sì. A 24 anni, accidenti, va bene. Tu hai finito le superiori a Vicenza, hai deciso di non fare l'università, ma la cosa che a me colpisce è che sei partito non per Verona, sei andato prima a Shanghai, sei stato in Kuwait, in India, hai cominciato a lavorare nelle cucine di grandi ristoranti internazionali. Allora, è vero che, voglio dire, noi stiamo imparando dalla vostra generazione come si fa, perché anch'io ho dei figli. Diciamo che i due terzi dei miei figli, per esempio, uno sta in Australia, un altro sta nell'est europeo a studiare, ma insomma sono già andati via dall'Italia. Allora, mi spieghi, di fronte a noi che pensavamo noi di essere temerari perché facevamo l'autostop per arrivare al massimo in Puglia, voi che a 20 anni decidete di fare esperienze importanti per la vostra formazione in giro per il mondo? Io parlo per me stesso. Innanzitutto l'esperienza all'estero è una cosa essenziale, soprattutto nel nostro lavoro, quello che riguarda la cucina, perché ovviamente la cucina ormai non è più solo una cucina della nostra terra. Quando si va a proporsi con un cliente internazionale, ormai i mezzi di trasporto sono diventati fondamentali, quindi ci si muove, tutte le nazionalità si muove, in Italia arrivano i giapponesi, gli italiani vanno in Giappone, quindi c'è bisogno anche di un'innovazione su quello che può essere la cucina. Quindi andare per la prima volta all'estero è un'esperienza molto positiva. Ti ritrovi in una cucina dove lavori con 7-8 nazionalità diverse, soprattutto all'estero. E quella penso sia la Quindi cosa. uno dei quali ha una cultura anche Esattamente. gastronomica, se è giusta la parola, diversa, quindi. Quindi l'aspetto della cucina fuori dall'Italia è un po' diverso da quello che può rimanere qui. Io mi sono ritrovato nella prima cucina a Shanghai dove c'erano 45 persone dentro. Quindi è una vera industria, può essere come una fabbrica qui in Italia, no? Quindi dove tutto fila liscio, dove tutto è veramente preciso e dove c'è una passione per quello che si fa veramente importante. Quindi, Tecnicamente cosa si impara in un contesto così? tecnicamente si impara molto perché ogni persona ha una sua cultura, ha un suo ingrediente preferito, ha una sua passione, quindi E tu tu cosa riesci. fai? Beh, Rubi a quel punto? certo, bisogna Si rubare. ruba, cioè, per inventarti poi la tua strada, questo è il Esatto, meccanismo. sì. Si prendono tanti spunti da tante persone e dopo si crea il proprio piatto. Comunque, secondo me la cosa più importante è proprio lavorare con tante nazionalità diverse e soprattutto essere curiosi. Bisogna sempre andare fino in fondo, cioè non fermarsi al perché viene fatto così, ma bisogna iniziare dalla fonte, ad esempio un ingrediente, da dove arriva una spezia, ma perché si usa. Ad esempio, tanta gente non sa, ma può sembrare una sciocchezza, perché si mette il porro nel brodo? Perché è un antisettico? Non farla mai sta domanda perché non saprei proprio cosa dire. Quindi è un po' la cucina deve arrivare dalla base, altrimenti se non c'è la base di quello che può essere l'ingrediente o il prodotto. Allora, entriamo nel nostro tema di oggi, Sì. cambiamenti, quindi innovazione. Tu, in quel contesto lì, quando hai cominciato, poi parleremo anche dei tuoi maestri, ma
tu già lì avevi voglia di, in mezzo a quei 45, la tua cucina, di costruire la tua cucina? No, devi sempre dimostrare qualcosa in più, altrimenti sei lasciato come ultimo. Quindi lavorando con 45 persone che vogliono crescere, devi dimostrare sempre il meglio, sempre di più. Quindi ogni giorno devi fare qualcosa di nuovo e proporre qualcosa di nuovo. Quindi per c'è andare un avanti. Livello di competizione altissimo. Lì. Sì. Ecco, ma spiegami una cosa, ma tu dentro quel contesto lì avevi già la voglia di dire adesso io appena posso mi faccio il mio ristorante? Beh, sicuramente. Sicuramente. Sì. E mi spieghi da dove nasce sta molla? Ma penso che sia un po' la voglia di dirigere, insomma, un po' la voglia di continuare a fare cose nuove, che nessuno ti obblighi a fare quello che vuole lui. Quindi bisogna comunque essere sempre i primi, arrivare più veloci, con un'idea migliore, più innovativa, per andare avanti e comunque per farsi credere dal proprio staff. Ecco, un altro elemento, poi ti voglio ancora chiedere una cosa su questo. Tu hai avuto un maestro? Sì. Uno può dire che Cracco è stato tuo maestro? Ma diciamo di Una parte. Maestro molto italiano? Cioè sì, maestro italiano, diciamo, sì. Ecco, quindi 45 culture diverse di cucine internazionali, più invece un imprinting italiano. Come si conciliano per far nascere innovazione queste due cose? Diciamo che i due maestri che ho avuti sono un francese, quello che può essere anche la parte di Cracco. Diciamo che anche loro hanno avuto la stessa esperienza, quindi il cerchio si richiude in una stessa mentalità, quella che può essere l'innovazione, cercando di comunque portare avanti dei prodotti che sono quelli della nostra terra. Quindi tu ci credi, voglio dire, nel tuo ristorante oggi quanto pesa la cucina italiana e quanto pesa il mondo che hai visto? No, ma la cucina italiana, anziché hai mangiato più che visto. Ma la cucina italiana è fondamentale. Ovviamente riesci a rubare delle cose che impari fuori dall'Italia per cercare di far crescere quello che può essere la cucina italiana. Quindi. Ecco, ma su questo ti chiedo, al di là dei luoghi comuni, no, per cui si dice, ripetiamo tutti, ah, però la cucina italiana è molto buona, abbiamo le cucine regionali, così potete. Ecco, secondo te, effettivamente, tu che hai visto il mondo, mi viene da dire, anche se sei così giovane, la cucina italiana ha una marcia in più o no? O è un luogo comune che noi ci ripetiamo? Che la cucina italiana ha una marcia in più rispetto a una cucina, quello che può essere orientale, solo per il fatto della salute. Perché, ad esempio, le altre cucine sono molto buone, ma sono anche molto grasse, sono diverse, quindi per quello che riguarda la fascia completa, quindi quello che può essere il gusto, quello che può essere per la salute, ovviamente la cucina italiana ha una marcia in più. Ti chiedo ancora una cosa. In Italia, ma non in Italia, nel mondo, sta esplodendo il business, no, della cucina, c'è poco da fare. Cioè, ha delle ricadute in mille direzioni. Le più grandi che vediamo sono, non so, dall'editoria alla televisione. Cioè, vediamo che un nascere continuo di format, cioè adesso è partita la febbre, credo che ci sia anche in questa sala, per la nuova edizione di Masterchef, no, che sta per partire. Non so voi, ma insomma c'è in giro questa febbre. Questa enorme esplosione, secondo te, ha solo ricadute positive o anche dei rischi? Beh, è un'arma a doppio taglio, sicuramente, per quello che può essere la fascia del business dei ristoranti, perché comunque la televisione fa credere anche cose che non siano vere, quindi tante volte mettergli un piatto, quello che può essere bello, non vuol dire che dopo sia giusto. Quindi tanta gente ritorna al ristorante e mi dice, ma come? Pensano di essere già loro gli chef in cucina. Quindi, però comunque secondo me è molto importante, perché sta facendo un attimo crescere quello che può essere la persona, sta cambiando quello che vuole mangiare, sta crescendo, sta imparando molto di più a conoscere cose che prima non si sapevano, tipo ingredienti, cotture, metodi. Ma tu hai la sensazione che proprio questo boom, per esempio televisivo, stia moltiplicando la concorrenza per la tua generazione, per esempio? Non è che fuori da questa porta è pieno di cuochi giovani, sì, che ti possono fare le scarpe? Ormai tutti vogliono fare i cuochi, mi sembra, insomma. Anche gli istituti alberghieri sono pieni rispetto a una volta quando E questo lo vedi come un pericolo. Adesso che hai una tua attività imprenditoriale, insomma, tu devi difendere il tuo... Beh, sarà più avanti, quindi iniziano adesso i giovani. Farò tempo a... Ma guarda che hai 24 anni! No! No, io... è troppo forte. Cioè, è già tranquillo. Scusa, ma da imprenditore, la tua tranquillità dove sta? Nel fatto che hai tutte le sere tutti coperti, pieni? Cioè, facci capire... No. Dove sta l'idea che hai successo?
Nel crederci, soprattutto nell'andare avanti e ogni giorno fare qualcosa di diverso. La paura c'è ogni giorno, la paura, però se stai fermo ad aspettare la paura sei morto, insomma. Quello che vedo, la differenza di quando io mi alzo al mattino è che ogni giorno voglio fare qualcosa di diverso. Ogni tanto mi chiedono se sono matto da me al ristorante. Però quando arrivi a un punto e dici, ma sono arrivato qui e non sono più contento, quindi devi sempre fare qualcosa di nuovo, andare avanti, migliorare. Altrimenti rimani lì dove sei e comunque un giorno o l'altro qualcuno ti supera, oppure può essere che ti vada bene, come magari c'è, può essere tante persone gli va bene, e continuare per una linea. Però chi inizia adesso non può rimanere fermo. Io ho fatto molta fatica per far iniziare il ristorante, però ovviamente continuando pian pianino, diciamo che ci siamo inventati anche la scuola di cucina adesso il ristorante, perché un ristorante non può più dare solo il mangiare a una persona, deve essere una cosa completa, quindi per poter portare a casa dei risultati. Senti, ti chiedo un'ultima cosa che a me colpisce, perché pensa, nel mio gruppo redazionale televisivo, a un certo punto, 2 anni fa, una ragazza che già faceva in qualche modo cucina, catering, eccetera, ha deciso di tentare l'avventura, ha aperto un ristorante, no? In un paesino della Liguria, insomma, ha aperto questo ristorante. Io poi vado spesso da lei, quando vado in questo paesino, però ho notato una cosa, che la vita dell'imprenditore nella ristorazione, anche di uno che è padrone di un suo spazio, è esigentissima. Sì. Cioè voi entrate la mattina, ve ne andate tutte le sere, cioè è una roba... Noi entriamo al mattino... Come si fa a fare un lavoro così? Cioè? Bisogna avere tanta passione. Perché finite sempre... Beh, noi diciamo, quando iniziamo alle 8:30, finiamo a 1 di notte, ma poi non è finita lì sempre. Perché mentre sei lì dentro non hai tempo di pensare, quindi è la notte che ti fa pensare. Ah, quindi in più c'è anche la notte in, certo, cui pensi, sì, cosa succede domani. Sì. Un altro applauso. Un altro applauso per il nostro Matteo Grandi. Io lo ripeto, il ristorante, ad Arcole si chiama De Gusto. De Gusto, sì. Perfetto. Grazie. Prego. Avanti.